500 iscritti per la prima gara di triathlon di Cesenatico, un grande successo, naturalmente anche un grande spettacolo. La città di Cesenatico è evocata allo sport, ricordiamo che qui si svolge la Nove Colli, è la città di Marco Pantani, è una città che però prova questa prima esperienza che potrebbe essere l'inizio di una lunga serie, appunto stando all'entusiasmo non soltanto degli atleti che sono sbarcati qui a Cesenatico provenienti da ogni parte d'Italia, ma anche all'entusiasmo degli stessi operatori che hanno messo a disposizione le loro strutture per ospitare questo evento, a cominciare naturalmente dalla cooperativa Bagnini. Riccardo Marini, allora innanzitutto, visto che questa è la prima edizione di questo triathlon di Cesenatico, quanti sono gli iscritti? Allora, abbiamo avuto sold out a 500 iscritti, praticamente un successone visto la prima edizione. Tenete conto che in Italia ci sono veramente poche edizioni con questo numero di partecipanti. La cosa veramente interessante è che ci sono anche paesi come la Svizzera, il Brasile, abbiamo Olanda, Belgio, quindi oltre ad essere una partecipazione italiana da nord a sud è anche internazionale. Sì, come hai detto tu, partecipazione straordinaria, anche perché sappiamo tutti che il triathlon è uno sport molto duro e quindi impegnativo. Quanti sono i chilometri delle varie discipline? Allora, il triathlon Cesenatico è su distanza olimpica e quindi è composto da 1,5 km a nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa. Sono più o meno, diciamo che i professionisti la coprono dalle 2 ore alle 2 ore e un quarto, poi dipende dal percorso, e diciamo quelli che se la prendono un po' più comoda arriveranno più o meno in intorno alle 3 ore. Senti, la location di Cesenatico l'avete scelta apposta? Sì, perché comunque presta benissimo tra nuoto, bici e corsa, perché è una spiaggia così, percorso della Nove Colli, quindi grossissimo supporto di tutta l'organizzazione comunale, dei ragazzi della Nove Colli, e la corsa, bene, sulla spiaggia e sul lungomare direi che non c'è niente di meglio. Fra i partecipanti c'è qualche nome di spicco? Ma sì, abbiamo, diciamo, Manuel Biagiotti, che è pettorale numero 1, fresco di 6° campionati italiani e tra i primi 15 praticamente in Europa, e poi dopo ci sono, diciamo, anche persone che sono ritornate a gareggiare. Per esempio abbiamo Alessandro Alessandri, che è un atleta nazionale di spicco, che adesso dopo un periodo di pausa nel periodo tecnico, perché è tecnico della nazionale, è ritornato a gareggiare amatoriale, quindi anche persone che sono ritornate a gareggiare anche dopo tanto tempo. Va bene, certo che questo è uno spettacolo anche per la città di Cesenatico, penso che vi abbiano accolto a porte aperte, no? Anche di più, praticamente ci hanno fatto sentire a casa tutte le istituzioni, le amministrazioni, i volontari di Cesenatico, tutte le persone che ci stanno aiutando sono fondamentali, perché tutto questo non ci sarebbe stato senza di loro. Allora, Ermanno Fariselli, un grande spettacolo, come abbiamo già detto, insomma 500 iscritti sono veramente tanti, non ve l'aspettavate o sì? Dunque, sinceramente avevamo messo il numero chiuso a 500, andandole più oltre rose aspettative. Pensavamo di fare 200-300 persone, poi man mano che passava il tempo avevamo visto che le iscrizioni arrivavano anche in modo abbastanza veloce e siamo arrivati al numero chiuso praticamente. Abbiamo deciso di mantenerlo comunque chiuso per dare un servizio completo e migliore. Prima edizione abbiamo scelto di dare appunto il servizio più opportuno senza rischiare di riempire, anche arrivare ad un numero più elevato, poi correndo il rischio di non gestire bene la cosa. Vogliamo fare un po' di esperienza, ecco, in questo senso. Ecco, ma voi organizzatori è la prima volta che organizzate una gara di questo genere? No, a dire il vero siamo partiti piano piano, cioè dall'anno scorso abbiamo iniziato a organizzare diverse attività e sto parlando proprio di numeri molto bassi, 10, 15, 20 persone, 60, 70, per fare sempre un po' più di esperienza e arrivare quindi a gestire dei numeri più importanti in modo graduale. Sì. Vediamo di capire come si svolge esattamente questa gara, chi parte per primo, cioè con quale disciplina si parte? La prima è la frazione nuoto, si entra in acqua qui davanti alla piazza del Grand Hotel, si fa un L, si arriva verso al molo, la direzione è quella, si torna indietro, poi rientrando, diciamo così, a terra da dove si è partiti, si passa nella frazione, nella zona del cambio, e si parte con la frazione bici. Da di qui si arriva
passando un pezzo, facendo un pezzo di strada della Gran Fondo Nove Colli, si arriva all'altezza di Monte Albano, si fa lo strappo di Monte Albano, si torna indietro facendo praticamente lo stesso percorso. Si ritorna qua, ancora zona cambio e poi quattro giri qui a piedi nella zona dei Giardini a Mare. Quindi si parte con la muta, no? Per stare in acqua. No, la muta mi dicono che è facoltativa, comunque è abbastanza freschino, secondo me la usano tutti. Infatti vediamo parecchi che ce l'hanno. Sì, noi siamo qua da questa mattina presto, non c'era ancora il sole, era freddo. E adesso un po' col sole si sente più il calore, però secondo me la useranno in parecchi, sì, anche se è facoltativa. E poi se la tolgono per salire in bicicletta? Sì, escono dall'acqua, iniziano a toglierla, correndo, arrivano fino nella zona del cambio, dove appunto la tolgono completamente. Appena si esce dall'acqua si toglie almeno il busto per essere un po' più liberi e iniziare a respirare meglio. Poi si arriva nella zona del cambio, si leva completamente tutto quanto e si parte, sotto c'è già il body e si parte con la bici. E naturalmente bisogna mettersi scarpette nel più breve tempo possibile. Sì, i più esperti hanno già le scarpe specifiche per il triathlon da ciclismo attaccate alla bicicletta, quindi escono fuori, saltano su, si infilano. È un'operazione, bisogna essere almeno un po' pratici perché si rischia di cadere. Quelli meno esperti fanno il cambio, perdono un po' più di tempo, però vanno via sicuri, si mettono le scarpe e poi partono. Poi si scende dalla bicicletta, bisogna cambiare le scarpette un'altra volta? Bisogna utilizzare le scarpe da running, ci sono quelle specifiche per il triathlon con le quali si può correre senza calzetti, non hanno cuciture, sono più comode, più veloci, oppure le normali scarpe da running con dei lacetti apposta che basta infilare, sono già strette, hanno degli elastici. E a quel punto non c'è bisogno di cambiarsi? No, solo le scarpe, si fa tutta la frazione a piedi così, sì, siamo già a posto. Allora, innanzitutto ci sono anche delle donne ovviamente, c'è una categoria a parte per le donne? Sì, le prime a partire, sì, partono tutti assieme, un bel numero, dovrebbero essere una cinquantina se non sbaglio, adesso ancora i numeri, comunque dovrebbe essere una cinquantina, un bel numero, sì. Su. Per quanto riguarda gli uomini ci sono delle categorie a seconda dell'anzianità oppure no? Sì, sono diverse, vanno in base all'età, man mano che avanza l'età vengono divise appunto in scaglioni e ci sono tante categorie, sì. Adesso le più rappresentative sicuramente sono quelle centrali, i più giovani ce ne sono di meno, più anziani, gente dai 60 anni in su ce ne sono di meno. Le centrali sono quelle fasce d'età che va dai 30 ai 50, ecco, quelle più numerose. Va bene, tutto è pronto, il mare dovrebbe essere tranquillo, è così? Sì, dovrebbe essere tranquillo. Beh, questa è una fortuna però. È tranquillo, no, in effetti ci è capitato un gran bel weekend, sia dal punto di vista meteorologico che del mare. Tutto bene, freschina, la temperatura non è neanche caldo, è ideale per gareggiare, non patire troppo il caldo, direi che è tutto bene, va tutto bene, sì. Ma poi a mezzogiorno si scalda? Sì, vabbè, ma saranno già arrivati? Sì, ormai sarà quasi ora del pasta party, quindi a quell'ora lì dovrebbe essere tutto a posto, sì. Presidente, questa è sicuramente una grande giornata per voi, perché con tutta questa gente che è arrivata, poi ovviamente si parte addirittura dalla spiaggia, no? E poi è anche una nuova esperienza per voi. Sì, indubbiamente. Teniamo conto che la cooperativa collabora ogni volta sia possibile alle manifestazioni sportive e alle manifestazioni in genere. È importante per la città, perché il 28 di settembre comunque sono tante persone, magari che non sono mai venute a Cesenatico, vedono e quindi crediamo che sia molto importante. Ecco, la prima edizione ovviamente 500 persone, fra l'altro un successo, questo dovuto forse anche alla città di Cesenatico. Gli organizzatori sono entusiasti dell'accoglienza che hanno ricevuto. Sì, Cesenatico è da sempre brava nell'accogliere queste cose, devo dire. Abbiamo una struttura al Palazzo del Turismo che funziona molto bene, è chiaro che arrivare e mettere in piedi una cosa del genere, prima edizione, 500 atleti, credo che sia un successo formidabile. Ecco, poi ovviamente la location è ottima perché qui c'è tutto, poi c'è il percorso della Nove Colli, quindi insomma meglio di così, speriamo che sia l'inizio di una lunga serie, no? Sì, tutti speriamo che sia solo un inizio, l'anno prossimo puntiamo a 1000. Ah, addirittura? Sì, speriamo di arrivare a 1000, il primo anno 500, il raddoppio il secondo anno, siamo fiduciosi.